per la dipompa. Io ho visto tutto, vidi tutto e la sera. Era l'uomo senza volto. Nel processo al mostro di Firenze chiese e ottenne di non essere ripreso in viso. Di lui si conoscono i suoi non so e non ricordo. Fernando Pucci, l'ultimo dei compagni di merende, l'amico di sempre di Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Il teste alfa nel codice degli inquirenti, nonostante fosse stato dichiarato invalido per un grave deficit cognitivo, la sua fu la deposizione decisiva per incastrare gli autori materiali dei delitti che tra gli anni 70 e 80 gettarono l'Italia nella psicosi del mondo. Io senti fare su con uno strappo, una fenda, capito? E con cosa fu fatto questo strappo? Lo vide? Con un coltello. Chi ce l'aveva in mano il coltello? Lui in mano. Nel 97 Pucci, testimone oculare, a confermare la presenza di Pacciani e Vanni a Scopeti sulla scena dell'ultimo delitto del mostro, una pistola e un coltello, così entrano nella tenda dove dorme una coppia di turisti francesi. Ma io senti dire, andate via se no vi si ammazza anche voi, e basta, ma lui si scappò. E Mario Vanni a inveire contro di lui, a minacciarlo fino a farsi cacciare dall'aula. Alla ripresa dell'udienza le dichiarazioni di Pucci saranno sempre più reticenti e lacunose. Non se lo ricorda. Fernando Pucci si è spento domenica scorsa a 86 anni in un ospizio di San Casciano Val di Pesa. La notizia è stata resa nota solo dopo i funerali.